Sia lodato Gesù Cristo. Un breve pensiero alla parola che abbiamo appena ascoltato. Questo brano del Vangelo che ci racconta un episodio della vita di Gesù. Gesù che libera questi due indemoniati. E ascoltando questo brano del Vangelo, la cosa che mi ha colpito di più è innanzitutto che l'Evangelista, nel raccontare questo fatto, all'inizio proprio descrive la scena in un modo quasi esagerato, no? Proprio si dice che addirittura questi erano così indemoniati che la gente praticamente non poteva passare nemmeno per la strada perché erano molto violenti, e addirittura si mettono a gridare che Gesù è il figlio di Dio. Quindi da un lato c'è questa descrizione un po', diciamo, esagerata apparentemente, e dall'altro lato vediamo che alla fine in questo brano del Vangelo viene raccontato il fatto che il popolo, dinanzi a questi prodigi così grandi che Dio, che Gesù compiva, anziché accoglierlo, lo rifiuta. E un po' questa cosa mi ha colpito molto, no? Perché generalmente quando noi leggiamo il Vangelo, ascoltiamo il Vangelo, la scena è sempre che Gesù compie dei miracoli e poi le folle vanno verso di lui perché rimangono attratti, sono attratti da questa figura. Invece in questo caso Gesù viene rifiutato, anzi addirittura lo pregano di andarsene via. E questo rifiuto di Gesù, da parte che il popolo ha verso Gesù, mi ha fatto pensare un po' anche alla nostra vita di fede, perché in realtà tante volte, più o meno consapevolmente, anche noi viviamo questo rifiuto per Gesù. Poi mi direte, ma che stai dicendo? È la verità. Questo lo dico anzitutto per me. Perché è molto facile seguire Gesù quando è tutto bello, no? Quando siamo qua, cantiamo, preghiamo, nei momenti quando va tutto bene nella nostra vita, no? Ma quando ad esempio il Signore passa nella nostra vita e ci chiede di cambiare un nostro comportamento, un nostro atteggiamento, un nostro modo di fare, lì noi automaticamente ci chiudiamo. E quindi diciamo un po' come questi abitanti al Signore di andarsene via. Perché noi molte volte vogliamo una fede comoda, cioè una fede che non ci scomoda così tanto. Però questo il rischio di tutto questo è praticamente che rimaniamo sempre immaturi nella fede. Il rischio è quello di rimanere bambini, però non in senso positivo, ma in senso negativo. Perché se noi non ci lasciamo cambiare, se noi non ci lasciamo trasformare dalla parola di Dio, il rapporto che noi avremo sempre con il Signore sarà un rapporto sempre fragile, sarà un rapporto sempre, potremmo dire, infantile. Invece il Signore oggi, con questa sua parola, ci pone una domanda, che è quella che penso stasera ciascuno di noi deve portarsi a casa e a cui ciascuno deve rispondere personalmente. Cioè dobbiamo chiederci, ma noi veramente abbiamo scelto il Signore nella nostra vita? Veramente noi scegliamo il Signore nella nostra vita? Cioè veramente ci lasciamo cambiare dal Signore, ci lasciamo trasformare da questa parola che abbiamo ascoltato, oppure preferiamo vivacchiare nella fede? E quindi vogliamo veramente chiedere al Signore questa sera, ascoltando questa parola, di aiutarci ad uscire da noi stessi, di aiutarci a essere sempre più docili. C'è un'immagine bellissima nella Bibbia, no? Del vasaio che modella l'argilla. Chiediamo proprio al Signore di essere docili, morbidi, perché Lui ci possa lavorare, perché Lui ci possa cambiare, per poter assumere quella forma che Lui ha pensato per ciascuno di noi dall'eternità. Sia lodato Gesù Cristo.